Ciao viaggiatori, una buona Pasqua di luce all'insegna della vostra rinascita, affinché possiate veramente manifestare tutta la vostra bellezza attraverso l'essenza di tutto ciò che siete. In questo momento dove ognuno di noi è sollecitato sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti, su tutti i fronti, ed è sollecitato per in qualche modo essere indebolito, soprattutto da quello che dicono i media e da quello che effettivamente le persone raccontano. Io vi chiedo veramente di cercare di schermarvi e di rimanere il più possibile dentro di voi, nel vostro cuore, perché nel vostro cuore è contenuta quella sorgente straordinaria che ci connette con il tutto, che si chiama amore. E se noi davvero riusciamo a stare in quell'amore siamo protetti da tutto e da tutti. Quindi impariamo davvero ad avere fiducia nelle nostre capacità, nelle nostre potenzialità, nelle nostre sensazioni, nelle nostre intuizioni, nelle nostre percezioni. Impariamo veramente a fidarci di noi stessi. Impariamo a uscire da qualsiasi timore e cerchiamo di entrare nella vita quotidiana, come se vivessimo già da anima. Allora questo è veramente un qualcosa di straordinario che può farci uscire dalle ferite, dalle maschere della personalità che in qualche modo cerca costantemente e continuamente di nutrirsi sempre solo e soltanto di tutto ciò che è appartenuto al nostro passato, quindi di paure, di ansie, di dolori, di sofferenze, di ricordi. Bene. Facciamo sì che il nostro passato in qualche modo divenga la nostra più grande opportunità e centriamoci nel nostro presente. Pochi giorni fa leggevo un post molto bello dal Vangelo secondo Tommaso e Gesù disse a Tommaso: perché ti stai lamentando così tanto per tutte le prove che devi superare? In fondo, quelle prove le inventasti tu stesso, Tommaso. Allora, quando ho letto queste righe, che ho cercato di sintetizzare chiaramente, mi sono ricordato di quanto è magnifica, di quanto è straordinaria la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra essenza e tutto quello che dovremmo riuscire a fare è proprio quello di connetterci costantemente alla nostra sorgente, la sorgente divina, la sorgente della vita, la sorgente che ci nutra e che ci abita attraverso tutta quella luce, attraverso lo straordinario che in ognuno di noi si può manifestare attraverso tutta la bellezza della vita che in ogni istante respiriamo, respiriamo e attiviamo. Quindi io voglio davvero augurare a ognuno di voi una Pasqua di resurrezione affinché ognuno di voi possa veramente compiere qualcosa di straordinario imparando a fidarsi finalmente di se stessa. E con questo vi abbraccio nella luce e nell'amore. Ciao viaggiatori, buona Pasqua.